contatto 12 52 55. Misuriamo la durata di un transito fuori meridiano. Il diametro del Sole è pari al delta T, al tempo necessario perché venga attraversata una linea, questa, perpendicolare alla direzione del moto, che è questa, moltiplicato il coseno della declinazione del Sole in questo momento, 15 febbraio 2024. In particolare si prende il valore al centro del transito, che è in questo momento quasi. Il centro del transito è adesso il 12:54 e 8 secondi. E poi lo si moltiplica per 15 secondi d'arco al secondo, che sarebbe il valore medio con il Sole all'equatore. Celeste. In questo modo si compensa per il fatto che non siamo al meridiano. Se fossimo esattamente al meridiano, la linea meridiana sarebbe questa linea qui, e il Sole transiterebbe parallelamente all'orizzonte, quindi perpendicolarmente a questa linea, perfettamente verticale. L'uscita del lembo solare è avvenuta adesso alle 12:55 e qui 14 secondi. L'immagine non è a fuoco perché la posizione del fuoco è intrafocale, è dentro il pavimento ed è fuori asse di 5 metri circa rispetto al centro della cupola per il quale lo strumento è stato calibrato. C'è anche una differenza che ammonta a un dito e un occhiello tra la posizione di uscita e la posizione di entrata del Sole rispetto a questo riferimento, di cui bisogna tener conto moltiplicando per un ulteriore seno dell'angolo. Adesso andiamo a prendere qualche parametro di questa immagine. E di questo traguardo, l'immagine ha un diametro di 24 centimetri e invece il diametro di questo metro è di 7 centimetri e 7. Con un occhiello di 8 mm. Febbraio 2024, cupola d'ingresso della Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, ente.